Vi ringraziamo per questa intervista. Come ricordate la fine degli anni 70-77, con precisione, quando effettuavate le vostre esibizioni al Derby Club di Milano? Come lo ricordiamo? Non lo so, guarda, noi al Derby poi abbiamo. Lui ha lavorato di più al Derby perché io l'ho conosciuto che lui lavorava già in coppia con un altro ragazzo all'epoca. Noi al Derby abbiamo lavorato esattamente 3 settimane con uno spettacolo che non c'entrava niente col Derby in realtà e che invece era funzionato molto. Avevamo fatto una prova, era un tentativo come si faceva sempre all'epoca al Derby. Il tentativo andò bene, ci fece fare 3 settimane con uno spettacolo che si intitolava Mistero e foglie di spinacio ed era un giallo in cui la presenza comica era questo commissario Zuzzurro e la presentazione del commissario Zuzzurro nella nostra piccola storia è una croce, una chiesa, un ladro che ero io, che entrava a rubare nella cassetta dell'elemosine e si sentiva una voce che diceva ti ho visto, sai? La croce si girava e lui, attaccato alla croce, faceva la posta al ladro. Naturalmente, cioè, questo era l'inizio. Mi ero montato la testa. Questa è stata la prima battuta detta dal commissario Zuzzurro. Quindi, figurati. Quindi il ricordo di quegli anni lì è il ricordo di chi ha l'incoscienza e la voglia di fare una cosa che prima non c'era. L'anno dopo, nel L'anno 78, dopo, nel 78, è avvenuto il passaggio alla TV. Come lo ricordate questo momento? Ricordo che siete stati a Drive-In, la Sberla. Voi cosa pensate di questi momenti? niente, cosa vuoi che ricordi in quei momenti? Che se erano i primissimi momenti in cui facevamo questo lavoro, abbiamo fatto un casino di provini per la Rai prima di essere presi a Non Stop, ne abbiamo fatti credo 10 o 11 di provini, eravamo prima in 4, poi siamo diventati in 2, poi fai questo, poi fai quello, poi finalmente siamo arrivati a fare Non Stop e come tutte le cose iniziali in cui ci metti il massimo per poter arrivare, per poter raggiungere l'obiettivo, io me le ricordo molto, diciamo, molto divertenti. Certo che se però devo ripensare a tutto il sacrificio, tutto il casino che abbiamo fatto per arrivarci, dico adesso, vabbè, insomma, poteva anche farne meno. E tra l'altro c'è da dire una cosa, ecco, una cosa che è divertente e che può essere comica da raccontare, è che noi abbiamo fatto il secondo anno di Non Stop ed eravamo a Torino, si registrava a Torino. A Torino c'era un cabaret che si chiamava Il Centralino e mentre noi registravamo ed eravamo ancora dei perfetti sconosciuti e con noi c'erano i Gatti di Vicolo Miracoli, Carlo Verdone, c'erano i Giancattivi, Massimo De Rossi, che la gente magari non sa chi è Massimo De Rossi, ma è la voce di Al Pacino storica, oltre ad essere un grande attore. Ma mentre noi registravamo queste puntate nuove del secondo ciclo, nel cabaret si esibivano la Smorfia, Beruschi, cioè tutti quelli del primo anno. Di conseguenza, in quel momento lì c'erano delle sere e passavano a trovarci anche altri colleghi che magari lavoravano nelle vicinanze perché sapevano che stava aperto fino a tardi. Quindi, in quel cabaret lì ci sono state delle sere, come è successo a noi. Noi abbiamo lavorato anche una sera tamponando una situazione perché Massimo Troisi si era sentito poco bene, ma c'era la Smorfia, Gatti di Vicolo Miracoli, noi, Carlo Verdone, Nuti, Giancattivi, Attina Cenci, cioè tutti sullo stesso palco nello stesso momento. Sono quelle cose molto molto belle da ricordare e da ripensare, visto che adesso oltretutto tramite l'internet e tutta la meccanica che c'è adesso e la tecnologia, questi scambi fra personaggi dello spettacolo esistono sempre di meno. Qualche anno più tardi avete sbarcato, diciamo, a Drive-In. Pensavate così tanto successo? Diciamo che noi quello che cercavamo di fare era di dare il meglio di quello che si poteva e che riuscivamo a fare. Poi pian piano il successo è arrivato, ma anche perché nel nostro campo il successo dipende dalle concomitanze, dalle varie combinazioni, da quello che può succedere o non succedere.
all'epoca non esisteva la logica che c'è adesso sulla televisione, cioè fare la televisione era fare un lavoro, cioè come dire, vado a fare una serata in teatro, mi hanno proposto di fare 6 puntate in televisione. Non c'era la logica che c'è adesso, vado in televisione, virgola, se divento famoso. Cioè è un meccanismo che si è sviluppato dopo l'ansia di andare in televisione. All'epoca sì, sapevamo che fare la televisione era importante, ma nessuno pensava che da quello si potesse arrivare a essere dei numeri uno subito, pim pum pam. Era una cosa che non c'era il Grande Fratello, non esisteva ancora la logica che apparire in televisione era fondamentale ed era assolutamente. Io mi ricordo che una delle prime serate che facemmo dopo Drive-In, e fu uno dei momenti in cui scoprimmo di essere famosi, e io ebbi questa all'epoca conosciuti, perché una mattina vado da lui e gli dico: sai che stamattina in radio hanno parlato di Ce l'ho qui la brioche? Ho detto, la risposta è stata: perché non c'avevo niente da fare, sono scemi. Invece io lì ho avuto il primo campanello d'allarme, perché ho detto: che strano, cioè vuol dire che questa storia strana, che poi è una cosa che noi non abbiamo mai dato più di tanto importanza, ma la cosa importante è stata qualche poco tempo dopo, che noi facciamo uno spettacolo a Forlì e al casello troviamo la polizia siete dottore Gasperi, sì, venite con noi, e ci portano e ci fanno da strada e arriviamo praticamente allo stadio con in mezzo a 2 ali di folla e noi diciamo: scusate, ma cosa c'è? Andiamo allo stadio, ma chi c'è stasera che c'è tutta sta gente? Ci siete voi? Come noi? E noi per la prima volta ci siamo trovati davanti 5.000 persone e noi abbiamo detto: cacchio, ma se qua c'è il 10% ci manda a fan bagno, siamo rovinati, cioè perché eravamo impreparati a un impatto del genere. Quindi lì abbiamo incominciato a capire che forse qualcosa era cambiato. Però, come diceva lui, come diceva Funari, in questo lavoro ci vuole 100% di bravura e 100% di culo, perché se no... Siete qui questa sera per lo spettacolo Tutto Shakespeare in 90 minuti. C'è qualche momento particolare, qualche aneddoto che è successo durante le prove che ricorda con più piacere? Dico solo che siccome con loro veramente mi diverto in scena, proprio mi diverto a fare lo spettacolo, e però se mi diverto mi distraggo anche. E allora Andrea dopo la rappresentazione dice: guarda, stasera, cioè, stai attento perché ti distrai così. Però io spesso a volte mi distrago, perché con loro in scena è molto molto divertente, ed è un po' un aneddoto di tutta la tournée questo, insomma. Perché è uno spettacolo molto divertente, con loro c'è un modo di affrontare il lavoro in maniera forte, molto molto interessante, cosa che non succede quasi mai, almeno oggi. Per trovare persone che ti insegnano qualcosa bisogna veramente fare tanti chilometri. Io con loro, come dicevo all'inizio, quando abbiamo debuttato a Verona, insieme a loro due, Alessandro Benvenuti, io mi ho fatto un master in comicità. Da rilasciare proprio il certificato, e queste sono cose importanti, perché è un passaggio di testimone splendido, cioè ti insegnano un mestiere vero, perché poi è un mestiere come tutti, come fare il falegname, come fare le borse, come guidare una macchina. Il teatro è un mestiere, l'arte, impara l'arte e mettila da parte, come fare una sedia, stessa cosa, e con loro si impara un'arte. Concludendo, potete spendere qualche parola su un cabarettista deceduto da pochi giorni che si chiama Enzo Iannacci? Ma cosa vuoi che ti dica? Noi, lui l'ha conosciuto meglio di me, io ho avuto l'occasione di conoscerlo in svariate situazioni, però non ho mai avuto un rapporto con lui di lavoro, di conoscenza. Beh, quindi cosa vuoi dire? Per me Iannacci è una di quelle 3 persone, perché quattro situazioni che mi hanno fatto pensare di fare questo lavoro. Uno era lui, l'altro era Gaber, l'altro era De André e gli altri erano i Gufi. Dei Pirla, cioè i miei, quelli che mi piacevano e per cui io mi sono messo a fare questo lavoro sono loro. Quindi sai, io so a memoria tutte le canzoni di Iannacci, perché appartiene alla mia generazione. Se tu vai a prendere un ragazzo di adesso, cioè che fa il comico, sì, Iannacci lo vede come una figura dell'Empireo, però è sfocato. Sì, ma infatti la dimostrazione è che l'altro giorno al funerale di Enzo giovani non ce n'erano.
nel modo più assoluto. C'erano solo da una certa età in su, perché faceva parte della loro generazione come della mia, l'essere... E purtroppo c'è da dire una cosa, che in Italia, questo vale per Iannacci adesso, e per tanti altri, faccio un nome fra tutti, Renato Rascel, così, i giovani, anche i comici, non sanno chi siano, perché svaniscono nella memoria, vengono macinati e poi magari riemergeranno dopo, perché tanto il comico bravo... Ma nel caso di Enzo è molto più facile che possa essere ricordato, semplicemente perché al di là della generazione che lo ha conosciuto e lo ricorda, ci sono i filmati, c'è la televisione, fa vedere. Il povero Rascel non c'è niente di visivo, non lo fanno vedere. Tino Scotti, tutti questi personaggi che erano bravissimi, non essendoci il materiale per poterlo far vedere, la gente non lo conosce. E poi una cosa che mi ha fatto, che ha commosso a me moltissimo, è stato quando hanno suonato solo con le trombe Vincenzina, un arrangiamento fatto appositamente per il suo funerale, è stato diciamo degno per un poeta come Enzo. Possiamo fare a te lo stesso, mi è venuta una grande idea. Sto tremando. No, guarda che idea grandiosa, è molto meglio delle bacchette di prima. Ah, catamarani, veglieri. Ma che idea, ascolta, no, è semplice. Io come faccio? Comincia qui la storia di Fratello Oterno, che s'affettò di brutto con la lama di un coltello. Si è fumato il cervello. Però non è male, fratello. È un dramma trash che non è successo in Svezia. Infatti prende via dalla City of Venezia! Cia, 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 cia. E lì che Desdemona si innamora più tanto! Che essendo un tipo d'oro, aveva un grosso cuore! Giulio Cesare! Ave Cesare! Ave a voi, concittadini! Hai sentito l'indovina? Sì! Che ti ha detto? Stai attento a Lady di Marzo! E quando sono Lady di Marzo? Sono oggi! Oggi? E tu, brutto! Dimmi! Sbudelle, le budelle... Dimmi! Un'altra volta, magari! Ah! Amici, concittadini romani, ascoltatemi! Sono un Marcantonio, sono venuto a seppellire Cesare. Grazie. Se non vi è piaciuto, dite ai vostri nemici. Grazie di essere rimasti tutti con noi. Buon accoglienza, però non continuate così, se no ci crediamo davvero e ci roviniamo del tutto.